di approfondimento, che è un altro concetto, super imitata, super copiata, si può anche dire questo, è diffusa nel palinsesto perché noi abbiamo una televisione a pezzi in questo momento e quindi di conseguenza in ogni circostanza si usa quello strumento che può tamponare la crisi di sistema in atto che riguarda i costi di produzione della televisione. Siccome noi abbiamo avuto la crisi del berlusconismo, la crisi del berlusconismo ha creato nel paese un grande momento di partecipazione popolare al video, una grande attenzione alle vicende che si sviluppavano, di conseguenza sono nate infinite trasmissioni replicando un modello che già esisteva, che sono andate a riempire, diciamo, le zone del palinsesto. Naturalmente è sbagliato inseguire questa vulgata diffusa dai mezzi di comunicazione sulla morte del talk. Io al posto della RAI mi sarei guardato bene da non coltivare questo genere anche nelle sue forme più, però hanno seguito, diciamo, quasi una domanda, come si può dire, una domanda che veniva invocata universalmente: togliete di mezzo il talk, sono superati, sono morti, c'era, tranne scrivere oggi, no, per qualche rigurgito, diciamo, che avviene sulla Sette, lo possiamo dire, diciamo, anche abbastanza francamente, che no, il turco è ancora vivo, quindi, diciamo, è il ritorno dei morti viventi, chiamiamolo così. Ecco, in verità il turco, come cercavo di dire prima, vive di una tensione esterna, cioè di una tensione esterna che in alcuni momenti può calare, in altri momenti può crescere. Io sono venuto qui a fare un saluto. Un saluto che, oltre a voler essere un grosso in bocca al lupo, va a sottolineare quanto Santoro ha detto rispetto alla specificità del servizio pubblico. Io credo che, io apprezzo molto quando tu dici che la distintività del servizio pubblico deve essere nella ricerca di senso, perché è l'unico soggetto che può avere come proposito quello. Che non significa che gli altri non possano averlo perso, però di proposito, però tendenzialmente l'unico che può averlo come missione propria è il servizio pubblico. Tra l'altro, in una televisione, vedete come c'è stato a pezzi, ma perché credo che oggi la società che ci descrive Barbara, la società liquida, sia una società che si ponga il tema di trovare il proprio senso. Quindi la televisione non fa altro che riflettere quello che è lo spirito del proprio tempo. Ed è vero che la creatività ha bisogno di disordine, nel senso che quello che stiamo cercando di fare è provare a seminare in molti ambiti per provare a vedere se poi questo disordine genererà innovazione. Non ho dubbio che qui dentro ci sono dei semi di grande valore, nel senso che la storia del gruppo vostro di lavoro, quello sta a dire. E sono certo che in un ambito del ragionamento che facevi rispetto all'innovazione, è un'innovazione che dei segni rilascerà e rilascia. Poi il tema sarà costruire intorno a quello. Però credo che in quel senso, e questa è la sfida che tutti noi raccogliamo quotidianamente, anche se appunto la verità è che come diceva bene Santoro, la sfida è chiara dal punto di vista di orizzonte, poi quotidianamente trasformarla in contenuto dentro a un mondo che ha come sfida prima quella che è legata alla globalizzazione dei contenuti, perché la verità è che quella stessa cosa che definivi rispetto al mondo anglosassone, americano in primis, nasce come reazione alla società che si stava interessando ad altre cose, quindi anche molto dell'audiovisivo americano, come sapete, che oggi ne consumiamo, è figlio di una sorta di rivalsa rispetto al mondo di internet che frammentava i consumi, quindi l'investimento maggiore c'è stato per cercare di...